È una strage silenziosa di decessi improvvisi e il governo continua a non fare nulla e a non spiegare le ragioni di questa serie impressionante di morti, forse legata ai vaccini. Franco Corbelli, leader del Movimento Diritti Civili, ha denunciato sulla Verità quella che ha definito una tragedia che va fermata e il prima possibile. Solo dal 16 al 20 aprile, ha dichiarato Corbelli al quotidiano, si sono registrati oltre 40 decessi fulminei e in 60 giorni si contano più di 200 vittime, tanti altri sono stati salvati grazie ai defibrillatori. Quotidianamente noi affrontiamo ogni giorno di decessi per malori improvvisi, ma di persone giovani. Voglio dire, parliamo di adolescenti, ventenne, trentenne, quarantenne, anche qualche cinquantenne, sessantenne, ma soprattutto giovani, persone sane, giovani e che non risultano affette da virus del Covid. Quindi io sto continuando a chiedere, ci spiegate perché? Perché queste persone muoiono all'improvviso, in perfetta salute? Ecco, persone che erano state vaccinate? Sì, sono vaccinate perché, voglio dire, come dire, questo riusciamo ad averlo come certezza per un semplice fatto, essendoci un obbligo. Facciamo l'esempio di quella sfortunata ragazza, figlia del vicepresidente della provincia di Mantova, 26 anni, morta 2 giorni fa, che era da poco rientrato, da poche ore rientrato dalla palestra, stava facendo la doccia, non usciva più dal bagno, sono entrati i due fratelli e l'hanno trovata purtroppo morta a seguito di un malore. Allora, questa ragazza che frequentava la palestra doveva necessariamente essere vaccinata, perché altrimenti, come lei mi può benissimo, come dire, confermare, non poteva accedere a una palestra. Certo. Gli insegnanti che stanno morendo, militari, carabinieri, poliziotti, se non, voglio dire, nelle condizioni di completa vaccinazione, erano fuori dall'ambito lavorativo per quell'ingiusto, ed uso un eufemismo, provvedimento atto del Super Green Pass. Per cui noi abbiamo questa certezza. Poi in alcuni casi vengono proprio descritte la situazione anche da un punto di vista clinico della persona scomparsa, cioè voglio dire perché si muore. E allora se è così, io la domanda che pongo, ci potete escludere che non ci sia una correlazione con la vaccinazione? Io in maniera corretta, responsabile, in tutti questi mesi, perché per la verità io ho iniziato un anno fa, dopo i primi casi a seguito dell'AstraZeneca, a fare queste denunce. Ecco, lei però per questo ha chiesto l'immediata sospensione della vaccinazione almeno per gli under Almeno per 40. gli under 40, almeno per gli under 40. Se noi, voglio dire, facciamo sempre questo famoso confronto fra rischi e benefici, e visto che il 99%, 9, anzi addirittura, come dicono alcuni esperti, sotto questa età non corre rischi di un'eventuale infezione, ma che corre molti, molti rischi a seguito di una vaccinazione per quelle che possono essere complicanze cardiache, miocardite, pericardite, insomma l'infiammazione del muscolo cardiaco, per semplificare. Allora, perché noi dobbiamo sottoporre a questo rischio e perché continuano a morire? Io ripeto, responsabilmente, non ho fatto nessuna ipotesi, nessuna correlazione, ma pongo delle domande e sono mesi che lo sto facendo. Sono andato in televisione a gridare, sono stato aggredito, aggredito, insultato, ma siamo impazziti. Quando si paventava l'ipotesi dei bambini, voglio dire, e lì nelle mie partecipazioni ho detto: ma voi avete perso la testa. Ed eravamo a settembre-ottobre, poi si è arrivati addirittura all'obbligo di dicembre, sono ritornato in televisione su Rete 4 a dire: guarda che stanno succedendo queste stragi. E facevo nome e cognome delle persone che hanno perso la vita. E dicevo: se queste persone giovanissime, giovanissime, ripeto ancora una volta, sono morte, c'è un motivo. Gli scienziati, gli esperti, noi non abbiamo competenze, ma ce lo spiegano il perché. Perché il confronto rispetto agli anni in cui non c'era la vaccinazione, non c'è confronto. È un numero proprio esiguo, quello degli anni precedenti rispetto a quello attuale. E soprattutto non si moriva così giovani, erano casi rarissimi, perché siamo andati a verificare un po', a confrontare questi dati. E allora questa è credo la vera emergenza in questo paese. Ecco, un altro problema riguarda invece la mancata pubblicazione nei bollettini Covid dei dettagli sui decessi. Anche qui lei ha chiesto più volte maggiore chiarezza.
Esattamente, maggiore chiarezza. Cioè, ho detto, ci dite se almeno uno di questi 150 mediamente morti ogni giorno di Covid, se ce n'è uno, ho sottolineato uno solo, che sia un giovane. Ecco, ci potete dare notizie di questo? O sono tutte persone, e questo è sempre un motivo di sofferenza naturalmente, dicevo, o sono tutte persone anziane, come ha detto Crisanti, ultra ottantenne, con altre patologie? Perché se noi avessimo questa risposta, spiegherebbe tante cose, non crede?